coach Giubertoni, insomma, adesso possiamo respirare, è stata una partita di un'intensità pazzesca, una partita che avete dovuto vincere più volte, che siete riusciti a fare dei buoni break e poi però qualche amnesia difensiva di troppo e la Gilbertina tornava sotto. Siete stati anche sorpassati nell'ultimo quarto e poi alla fine siete riusciti a portarla a casa con una maggiore freddezza nei momenti clou. Un'analisi impeccabile, mi verrebbe da dire. Grazie. No, è vero, hai ragione tu. Ci siamo incartati più volte e soprattutto, nonostante i 74 punti, no, soprattutto in attacco, a voler non andare a cercare il tiro migliore, ma intestardendoci a volte su soluzioni personali, e sinceramente non è da questa squadra, non è quello che vogliamo fare. Noi dobbiamo giocare un po' più di sistema. Poi, per quanto riguarda la difesa, ci hanno recuperato, ma contro una squadra così esperta, lo sapevamo che ogni minimo vantaggio che gli dai loro ti puniscono. Ti dimentichi due volte di accoppiarti con Maguette o con Gatti, tirano a tre punti. Stessa cosa con Kuntic, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che lì in mezzo alla gara sapevamo di soffrire, siamo un po' più piccoli, loro sono grossi, sono lunghi. Quindi abbiamo fatto anche delle cose buone, direi, quindi prendiamo le cose buone, lavoriamo su quelle meno buone, prendiamo di buono sicuramente il risultato e andiamo avanti. È chiaro che non possiamo essere ancora rodatissimi, perché con quello che è successo, insomma, non è tantissimo, non abbiamo neanche il tempo di lavorare su determinati dettagli, nonostante io sia uno che, insomma, un po' di allenamenti li fa fare, però, soprattutto sui dettagli. Esatto, soprattutto sui dettagli, però va bene così per adesso, dai. Ecco, sicuramente è anche giusto ricordare che eri senza capitano Fabrizio Foti, quindi senza il playmaker titolare o comunque playmaker che può garantire un'ottima alternanza con Belloni. Abbiamo giocato tanti minuti con Michele Tolasi, che è del 2001, che ha tenuto bene il campo, che ha difeso bene, e a un certo punto però si è trovato anche a dover gestire situazioni di falli abbastanza pesanti, penso ai tre di Manini. Sì, chiaro, non c'era Fabri, quindi io sono dell'idea che va in campo ci sta bene. Fabri non stava bene, quindi non poteva andare in campo, e va bene così. È andato in campo Michele, ha fatto molto bene soprattutto nella fase difensiva, ma anche a un certo punto mi sembra che abbia portato via un paio di rimbalzi d'attacco, quindi per uno scricciolo come lui molto bene, però si sta allenando molto bene, quindi merita di giocare se non ci sono i senior che giocano. La situazione fallo, sì, abbiamo dovuto gestirla. Manini ha fatto il terzo fallo un po' ingenuo nel secondo quarto, siamo riusciti a gestirla. Stasera siamo riusciti a dare anche qualche minuto a Pairone nel suo vecchio ruolo, perché ce n'era necessità. E permettimi di dire, si è visto? Sì, si è visto, ma è quello che dovevano fare gli altri, se posso permettermi, di attaccare questi continui mismatch che avevamo sul perimetro. Quello sì. Beh, Nico, voglio dire, conoscete voi meglio di me, per me è una conferma ogni volta che scende in campo, per voglia, per volontà, per disponibilità. Quindi niente da dire, bravo lui, ma bravi anche tutti i suoi compagni, quando si vince sono tutti bravi. Ricordatevelo. Ecco, nel finale sei arrivato a giocartelo con la miglior formazione possibile, con in campo i tre giocatori più esperti, Pairone, Bassani, Pedrini, lo stesso Belloni, che era chiaramente in debito d'ossigeno, però comunque garantisce sempre un certo tipo di apporto. La freddezza nel finale dalla lunetta si è vista? Sì, siamo stati bravi a fare nel finale dalla lunetta quello che non abbiamo fatto durante la partita, perché ne abbiamo sbagliati, anche stasera ne abbiamo sbagliati un po' troppi, però è chiaro che nei momenti che contano poi quelli sono punti pesanti, sono quelli che poi hanno fatto il divario finale. L'obiettivo è sempre quello di arrivare alla fine con una formazione migliore, che sono quelli che nella serata hanno giocato meglio, non è detto che sia il quintetto base, ma quelli che nella serata hanno giocato bene. Nico ha scavato un piccolo break a un certo punto a metà del quarto, poi è andato giustamente in debito d'ossigeno, gli abbiamo dato qualche minuto e è rientrato Pedro, e va bene così, insomma, siamo riusciti a tenerci nell'ultimo quarto quei punticini di vantaggio che ci hanno consentito poi di portare fino alla fine e costringere loro a fare un sistematico. Ecco, adesso ci si ferma un attimo, ci si riposa, arriva la Pasqua, lo so che, che assist, però arriva una partita difficilissima, una partita che giocherete in trasferta sul campo della Virtus Mezzane, che non ha bisogno di presentazioni, una squadra che comunque sta ancora aspettando di recuperare tutti gli effettivi, ma che va sempre presa con le molle.
Beh, sicuramente sì, è una squadra che forse era alla vigilia con tutti gli effettivi, senza pensare ai discorsi di quello che gli è successo di Covid e mica Covid, era una delle favorite, se non la favorita, per andare su, quindi è da prendere sicuramente con amore, cercheremo di prepararla. Però mi sembra sinceramente che in un campionato di 12 partite dove ti devi giocare accesso ai playoff in 12 partite non ci si può risparmiare con nessuno. Si è visto stasera, ma si è visto ancora nei primi due quarti con NBB settimana scorsa. Insomma, non ci si può rilassare quest'anno. È un campionato talmente strano, talmente diverso dal solito, che non abbiamo tempo di pensare a quello che succede indietro, ma dobbiamo guardare avanti. Chiaro, imparare da quello che sbagliamo e cercare di migliorare per la partita dopo. Lume-Zane sarà sicuramente una partita tosta, giochiamo in trasferta, sarà la quarta trasferta su 5 partite. Bisogna prendere con le molle, hanno grosse individualità, cercheremo di prepararla al meglio. E allora noi non vediamo l'ora di vederla questa partita. Grazie. Anch'io. Coach, complimenti. Grazie a te.